Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo video di Valentino Rossi The Game con Banana. Non mi sono ancora ripreso dalla scottante sconfitta a Le Mans. Soddisfattissimo per la prima pole position, ma undicesimo credo proprio non fosse proprio giusto. Però va bene ragazzi, poche volte che ho dato le spinte io a quelli, quindi ci sta. Ora ragazzi, al Mugello, in casa nostra, perché noi siamo italiani. Ragazzi, bisogna assolutamente piazzarsi, voglio il podio, almeno un podio. Eccoci ragazzi, ci ha salutato pure Guido Meda, cominciamo con le qualifiche, scendiamo subito in pista ragazzi, pilota automatico, 2, 1, via, si parte ragazzi con questo primo giro, logicamente ora stiamo lanciandoci. Ok ragazzi sono positivo per questo circuito, sono positivo per questa gara, voglio assolutamente il podio, voglio il podio, non dico la vittoria, almeno il terzo posto, dai ragazzi, ci si può stare con un bel podio. Ok ragazzi, il giro è partito, mia cugina Silvia sarà contentissima nel caso riuscissi a portare. Eccola là, ho appena nominato mia cugina Silvia, sono andato lungo in curva, oh. Dicevo che sarebbe contentissima se portassi a casa al primo posto qui al Mugello. Però da come è nata qua la prima curva la vedo già dura. Ok ragazzi, il primo giro diciamo è andato un po' così, perché sono andato fuori a quella curva e poi un po' di tempo per conoscere un po' il tracciato. E ora vediamo un po' con questo secondo giro come va. Mamma mia come ho fatto quelle due curve, raga. Eppure questa, guardate, sto 8 decimi sotto, raga. Ho fatto una cavolata un po' a sta curva, però non credo di aver perso tantissimo. Mamma mia, raga, dai. Ci ho avuto solamente quella curva e poi il rettilineo dopo che ci ha messo un po' per i piasse. Ok, ora c'è l'intermedio qua. Là ho perso un secondo, ragazzi. Qui sono uscito velocissimo, sono andato un po' lungo, però non so se riuscirò a migliorarmi, non credo però. Vediamo, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, ci miglioriamo! 2-5 e 662, ragazzi! Pole provvisoria, ce ne andiamo ai box, andiamocene ai box! 2-5 e 662, abbiamo Binder secondo a un secondo 217, vediamo, poi c'è Fenati, Bastianini, Navarro, Bule, Cantonelli, Quartararo, quello che ci ha dato filo da torce la gara prima, è ottavo, ci sua. Ok ragazzi, il tempo passa, 18, 17, guardate quanto distacco ho dato a Binder ragazzi, al secondo, incredibile, siamo a, attenzione, eccoci, ragazzi, ed è finita ed è di nuovo pole position anche al Mugello dopo Le Mans, seconda pole position consecutiva. Però ragazzi, la pole position, se poi non si fanno punti importanti in gara, non serve a niente, quindi concentrati sulla gara, non ci montiamo la testa. Ciao Guido, buongiorno a te, oggi sarà un giorno bellissimo ragazzi, io me lo sento. Allora, partiamo primi, non vuol dire niente, perché alla gara prima eravamo primi, poi fino a 3-4 curve dalla fine eravamo terzi, poi ci hanno buttato un po' larghi su una curva e siamo arrivati undicesimi. In realtà ragazzi siamo arrivati tredicesimi, perché poi c'avevo una penalità e quindi sono arrivato tredicesimo. Ragazzi, a me non interessano, queste sono tutte quante chiacchiere, ora dobbiamo concentrarci sul Mugello. Partiamo ragazzi, dai ragazzi, si spengono le luci e andiamo. Ok, andiamo, come vedete Binder già sulla sinistra è passato, pure Fenati.
Però anche Bastianini mai chiuso. Io freno un po' prima, ragazzi, in modo da avere un taglio migliore di curva. Binder passa all'interno, infamone. Mamma mia, ragazzi, avevo paura del taglio di curva. Tutta sul cordolo e vado, ragazzi. Però sapevo che all'esterno l'avevo vista la freccetta. Cordolo. Ok, ragazzi, siamo terzi, però siamo attaccati a questi due. Esco largo qua, però porca miseria, ragazzi. Vabbè, dai, abbiamo limitato comunque i danni. Bella, bella, bella la curva. E ci mettiamo in terza posizione. Con la curva fatta bene e con una bella spintarella. Qui esco un po' largo, però, ragazzi, però a sfruttare un po' l'accelerazione in uscita. Il che mi fa allargare un po', ok. E non prendere al meglio questa chicane, però. Passo. Spintarella a Fenati. Proviamo sul rettilineo, ma sul rettilineo corrono molto più di me. Traiettoria larga, mi passano tutti all'interno. E siamo sul rettilineo, ragazzi. Finisce il primo giro, siamo sesti. Io provo a chiudere questi. Sarà dura riprenderli, ragazzi. Sarà durissima. E invece no, li sto riprendendo. Sorpassati, esco largo, ragazzi. Mamma mia, c'avevo paura del taglio di curva, ma non me l'ha dato. Ok, ragazzi, dai. Dai, ragazzi, che siamo in testa. Gestiamo bene il vantaggio. Ok, questa curva l'ho fatta meglio di come la faccio di solito. Devo rimanere stretto qua. Bravissimo. Binder ci aveva provato, ma si è attaccato. Qua strettissimo sul cordolo. Forse ho perso un po' di velocità, ma pazienza. Bene, ragazzi, mi sto piacendo. Sono dietro, non vedo neanche le frecce. So che sono molto vicini, ma comunque l'importante è che siano dietro. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi, dai. Sta per finire il secondo giro. Non proprio, ancora. Ancora mancano una quarantina di secondi. E che vorrei che stesse per finire, però. Ecco le frecce, le vedo. Il problema, ragazzi, è che io devo arrivare sul rettilineo finale con un margine di vantaggio. Guardate quanto io ho preso sta chicane. Io devo arrivare al rettilineo finale con un buon margine, perché questi sul rettilineo finale mi danno sempre tanto, ragazzi. Quindi devo arrivare con un buon margine. Ok, ragazzi, sta finendo il secondo giro. Mamma mia, sta finendo il secondo giro, ragazzi, sta finendo. A posto, ce l'ho a 8 decimi, quasi 9. Comunque, come vedete, il vantaggio diminuisce col rettilineo finale. Esco larghissimo. Li sento vicinissimi, ragazzi, perché sono vicinissimi. Esco largo, ma comunque sul cordolo. 4 decimi e 33, ragazzi. 4 decimi e 33, è l'ultimo giro. Dai, ragazzi, dai, 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 dai. Bella questa curva, bella, perché l'ho fatta, l'ho presa un po' lenta, però mi ha permesso poi di fare la chicane più veloce. 6,83, ragazzi, ho guadagnato 2 decimi. Dai, ragazzi, questa l'ho fatta bene. Tanto Antonelli ha passato Fenati, ma a me non me ne frega niente. Dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi, su, forza.
Siamo in circa 45, 35 secondi adesso. Si sono riavvicinati, ragazzi. Eccoli con questa chicane. Fatta malissimo. Però comunque gli ho preso un po' di vantaggio, ragazzi. Ho un po' di vantaggio. Li sento vicini. Sono uscito male. Dai. Spingi. Resisti. Sì, dai, è prima vittoria. E dai, finalmente. Mamma mia, che sudata, pare che ho corso io. Dai, su Antonelli secondo a 4 decimi, anche col miglior giro 2.5.0.12. Mamma mia, come ho piottato a sta gara, ragazzi. C'ho il fiatone, raga, pare che ho corso io. Mamma mia, dai. Campionato piloti, ragazzi, siamo noni. Logicamente Binder è lontano, è a 74 punti. Non ci interessa. L'importante, ragazzi, è aver vinto la prima gara. Abbiamo rotto il ghiaccio, ragazzi. Abbiamo vinto la prima gara, non ci posso pensare. E poi a casa nostra, al Mugello. Ok, ragazzi, troppe emozioni. Con questo video vi saluto, ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo. Ciao bellissimi.